Salve a tutti voi, questa puntata è dedicata interamente alla prevenzione del rischio chimico. In apertura vediamo un intervento del premio Nobel Dario Fo, poi interventi di lavoratori e di esperti e approfondimenti sui provvedimenti europei per la prevenzione del rischio chimico. C'è una cosa molto bella che ho ascoltato in una dichiarazione fatta da un operaio la settimana scorsa. Diceva: vorrei poter lavorare per vivere, ma non vivere solo per lavorare, e non vorrei proprio morire pur di lavorare e cercare di vivere. Io credo che ci sia una sintesi straordinaria in questi discorsi. In Europa ogni anno vengono registrate più di 300.000 malattie professionali collegate al rischio chimico. Secondo uno studio INAIL Regioni, nel 2010 in Italia sono state segnalate quasi 14.000 malattie professionali. Di esse, il 4% riguardava malattie della pelle. Quote percentuali simili, invece, riguardavano tumori maligni e altre malattie dell'apparato respiratorio. Penso che, come inventano delle cose, dovrebbero inventare anche le contromisure per la protezione dell'operaio. Cosa possiamo consigliare? Usare i dovuti dispositivi di sicurezza, la mascherina appropriata per il momento, gli occhiali, i guanti se sono corrosivi e poi la massima attenzione anche avendo i propri dispositivi. C'è il rischio chimico dei componenti che possono essere dentro i collanti o nel cemento o nella calce. Qui si usano mascherine quando ci si lavora, in particolare negli ambienti chiusi, per salvaguardare quello che può essere il problema respiratorio che ci si può incorrere e andare avanti nel tempo, negli anni, a lavorare con questi prodotti. Ma in edilizia quali sono le sostanze chimiche più comunemente usate? Vernici, solventi in genere, additivi per il cemento, additivi per il calcestruzzo, collanti per i pavimenti, collanti per il parquet. Nel settore delle costruzioni la chimica negli ultimi 20-30 anni è entrata con grande quantità di prodotti che vengono utilizzati in diverse fasi. Se il dato fondamentale rimanevano le allergie, gli eczemi da cemento, oggi abbiamo centinaia di sigillanti, di sostanze, di vernici. Quindi una particolare attenzione sul rischio chimico anche in edilizia va effettuata. Cioè, bisogna stare molto attenti quello che si usa, conoscere quelli che sono per l'appunto le etichette, le schede di sicurezza dei prodotti. Come vedete, in questo caso abbiamo selezionato tre sacchi di malta che vengono utilizzati comunemente in cantiere. Il primo sacco al centro è comunque un additivo per posa di pavimentazioni, che però contiene solamente istruzioni in lingua straniera, nel caso in particolare è in lingua americana. Questo sacco ovviamente non può essere utilizzato così com'è, necessita di istruzioni e uso ovviamente anche nella lingua locale, quindi nel nostro caso in italiano. Passiamo invece all'altro caso più diffuso, che è quello di un sacchetto di cemento. Come vedete, il sacchetto riporta solamente istruzioni in italiano e però sono comunque conformi alla normativa, in quanto
riporti in maniera molto sintetica i rischi e i consigli d'uso, dichiarando che c'è la disponibilità eventualmente anche per avere le relative schede per l'approfondimento riguardo appunto l'utilizzo. Il terzo sacchetto forse è quello più completo, perché comunque nella parte esterna riporta le istruzioni in tre lingue, in italiano, in francese e in arabo. Questo ovviamente può essere d'aiuto soprattutto nel caso di lavoratori stranieri e quindi può essere considerato come buon esempio di schede, diciamo, riportate direttamente sul materiale da utilizzare. A livello europeo è stata creata una nuova normativa per quello che riguarda i prodotti chimici e la loro possibilità di commercializzazione. Questo regolamento si chiama REACH e prevede che ogni azienda che vuole vendere un prodotto chimico debba registrarsi presso una banca dati europea e presentare una scheda in cui siano segnalati tutti i possibili rischi per il consumatore. REACH è una grande riforma, è un regolamento europeo che consente di mettere sotto controllo 30.000 sostanze chimiche finora sconosciute circa i loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Porterà dei vantaggi molto importanti per i consumatori, saranno sicuri che tutti i prodotti d'uso quotidiano non rilasciano sostanze nocive, ma sarà in particolare utile per i lavoratori che nei processi produttivi in cui si usano sostanze chimiche, pensiamo all'uso delle tinture in edilizia o in altri settori, potranno essere gestite in sicurezza e non produrranno quella grande quantità di malattie professionali, 300.000 in Europa ogni anno, che oggi si verificano a causa delle sostanze chimiche. Il cambiamento fondamentale è che dovranno essere le imprese produttrici di sostanze chimiche a dimostrare che le sostanze loro immettono sul mercato sono sicure o possono essere gestite in sicurezza. Ci saranno poi un sistema di controlli e di autorizzazioni che farà capo a un'agenzia europea istituita a Helsinki, che in collegamento con gli stati membri svolgerà appunto questo lavoro di approfondimento e di individuazione delle sostanze più pericolose che saranno espulse dal mercato. Sono Andrea, ho 20 anni, lavoro da poco come muratore, in precedenza ho fatto anche elettricista, idraulico e ho saputo recentemente del REACH. Effettivamente sarebbe molto importante, spesso lavorando in cantieri o anche comunque in case si usano prodotti chimici come catrame, acquaraggia e ai prodotti che ti possono irritare la pelle, inalate, ti possono causare problemi respiratori. Quindi comunque per una prevenzione anche al tuo corpo, alla tua salute, è meglio sapere le cose. Entro il 2015 entreranno in vigore le novità sul rischio chimico, le nuove schede di sicurezza, la nuova etichettatura, quindi dovremo imparare a leggere i nuovi disegni che riconoscono la simbologia di pericolo. Sono cambiati, è cambiato il colore, la forma è il quadrato girato a rombo, le colorazioni sono simboli diversi
però il passaggio non è subito semplice, ma è gestibile. E la cosa più importante rimane sempre la scheda di sicurezza, perché è utilissima per la gestione dei DP, per riconoscere i dispositivi di protezione individuale da indossare, per riconoscere la pericolosità e il numero CAS, che è fondamentale nel gestire le emergenze. La scheda di sicurezza è come il passaporto rispetto a una persona, come il curriculum rispetto alla mia formazione. È un documento formato in 16 punti dove io trovo tutta la storia della mia sostanza chimica. Non tutti i punti servono all'operatore vero e proprio che va a verniciare e va a usare il cemento. Alcuni sono fondamentali, tra cui il famoso numero CAS, è un codice che a livello internazionale identifica questa sostanza. Perché a volte il nome commerciale, nella gestione, quando gestisco un'emergenza, non è comprensibile, perché un nome commerciale può essere una sigla, un nome che ricorda una casa produttrice, ma non identifica il prodotto vero e proprio. Il numero CAS identifica il prodotto, e quindi nell'emergenza ho un 118, un 100 antiveleni, può riconoscere subito la sostanza e darmi indicazioni sulla gestione del primo soccorso o del salvataggio. La scheda viene prodotta nella lingua del paese di utilizzo, quindi per noi l'italiano. È gratuita, nasce dal produttore fino all'ultimo utilizzatore che compra a livello commerciale il prodotto, e viene consegnata all'interno dell'acquisto. La cosa importante è ricordarsi che hanno degli aggiornamenti. La scheda di sicurezza io devo richiederla eventualmente se non viene fornita, o tramite il produttore, a volte sono riparato sui siti internet, oppure esiste dal Ministero della Salute e dell'Ambiente un sito dove posso fare ricerche attraverso il numero CAS, attraverso altre informazioni, per sapere la storia del prodotto e come gestire l'emergenza, l'antincendio, perché anche in questa scheda stessa mi dicono quale tipo di estinguente usare, se estintore a polvere, se l'acqua, se estintore CO2, quindi tante informazioni, sempre di più. Tanto più che la scheda viene inserita nel POS, che il POS è il documento vivo che il cantiere gestisce, il piano per la sicurezza. Le novità legate alla problematica RICE sono legate alle classificazioni delle sostanze pericolose, nel fornire informazioni più dettagliate e sufficienti per individuare il pericolo delle sostanze chimiche che si impiegano nei luoghi di lavoro. Tutto il sistema potrà reggersi solamente se un adeguato controllo potrà essere coordinato a livello nazionale e venga applicato uniformemente sul territorio. Di circa 1.700.000 lavoratori italiani esposti al silice, circa il 41% appartiene al settore delle costruzioni, dove si registra l'11% dei decessi per silicosi. La polvere causata dall'uso del flessibile e di macchinari simili in parte viene trattenuta dalle prime vie respiratorie e in parte, in relazione alla quantità, può interessare l'apparato respiratorio in profondità, dando luogo a disturbi vari. Pertanto non basta un fazzoletto davanti al naso, ma servono maschere di vario tipo che costituiscano un filtro efficace. Questo vale soprattutto per le maschere, per la protezione delle vie respiratorie, perché hanno diversi gradi di protezione. Ad esempio, questo è un facciale filtrante con protezione dalle polveri di grado 3 e quindi una maschera idonea, ad esempio, per poter lavorare in ambienti con contaminazione da amianto. È una maschera che però si utilizza in ambienti molto polverosi, ad esempio il taglio di un cordolo sulla strada. Dopo poco il filtro, che effettivamente è molto protettivo perché deve proteggere dalle polveri fini, mi si intasa e mi crea delle forti difficoltà respiratorie. Quindi in questo caso una maschera con una protezione molto alta diventa difficilmente utilizzabile per una lavorazione dove questa protezione non è richiesta. In questo caso, ad esempio, era sufficiente una maschera con una protezione 1, quindi inferiore rispetto alla 3, però più confortevole da indossare durante le operazioni di taglio con lo smeriglio di un cordolo o di struttura in cemento armato. Uno dei problemi in cantiere è l'abbattimento delle polveri. Ci sono due metodi diversi, insomma, per abbattere queste polveri. Il primo è chiaramente quello di utilizzare mascherine per la protezione delle polveri, l'altro è agire direttamente sui macchinari. Adesso vediamo un esempio, il macchinario usato senza l'aspirapolvere e poi con l'aspirapolvere.
Vorrei presentarvi il caso di un lavoratore che abbiamo seguito, un lavoratore che da tempo avvertiva un forte prurito alle mani, che aveva delle notevoli escoriazioni anche alle mani. Era un lavoratore che era adibito da lungo tempo alla lavorazione, all'impasto del cemento. Alcune patologie si possono manifestare a carico della pelle proprio per il contatto che la pelle stessa ha con alcune sostanze chimiche, che per cui è fondamentale che quando si lavora con certe sostanze si utilizzino i dispositivi di protezione individuale, i guanti e tutti quegli altri accorgimenti che possono evitare il manifestarsi di patologie. È importante in questi casi farsi riconoscere la malattia professionale, non una malattia generica. Si parla di malattia professionale quando è riconducibile al lavoro, e in questo caso si tratta proprio di una malattia di origine lavorativa. I patronati possono fornire assistenza sia da un punto di vista amministrativo che da un punto di vista medico-legale per il riconoscimento della malattia professionale, per iniziare la pratica e per avere anche il giusto riconoscimento del danno permanente nel caso in cui la patologia dovesse portare ad un'invalidità permanente. Thank you.